Ultima giornata d'andata di Serie D divisa in due tronconi per le compagini abruzzesi. Se Vastese e Notaresco saranno regolarmente in campo domenica, le altre quattro anticipano a domani. A nobilitare il sabato l'unico derby, quello del Mariani Pavone tra Pineto e Avezzano. I marsicani di Federico Giampaolo stanno assimilando il cambio societario e la rivoluzione tecnica. La vittoria sulla Vastese è stata fondamentale per corroborare classifica e morale e guardare con più fiducia la seconda decisiva parte di stagione. La squadra non dovrebbe discostarsi da quella di domenica scorsa. 8 vittorie nelle ultime 10 partite, questo invece è lo score di un Pineto in grandi condizioni, diventata la prima compagine abruzzese del girone e a soli 2 punti dal terzo posto occupato dalla San Giustese. A Maolo dovrà fare a meno degli squalificati Pepe e Amadio, ma il tecnico pinetese non dispera. Abbiamo un organico, altri che sicuramente si faranno trovare pronti, e poi è un derby, una partita importante come lo è tutte le domeniche. Chiudiamo il girone d'andata e, come ho detto in precedenza, il mercato si è chiuso, le squadre sono rinforzate, il campionato vero proprio inizia adesso dal primo giorno di ritorno, perché poi si comincia a giocare per degli obiettivi: chi gioca per la vittoria finale, chi gioca per i playoff e chi gioca per la salvezza. Quindi portare via punti sui campi di gioco non sarà facile, occorre un'interpretazione, prestazioni importanti. Appuntamento serale per il Giulianova in casa della neocapolista Cesena al Manuzzi Orogel Stadium, ore 20:30. Gli uomini di Stallone cercano l'impresa contro i bianconeri di Angelini, che si portano dietro l'entusiasmo di chi in poche giornate ha messo la freccia su un Matelica in caduta libera e con una vittoria centrerebbe il titolo d'inverno. Nel Giulianova ci sarà un'arma in più, l'attaccante Giordano Napolano, reduce dalla sfortunata parentesi di Vasto, un giocatore che non ha ancora dimostrato di poter tornare decisivo e immarcabile in Serie D come lo è stato ai tempi di San Benedetto. Ora una nuova chance in giallorosso. Anticipo alle 14:30 anche per il Francavilla, che dopo aver trovato i primi gol di Dos Santos e ritrovato la vittoria in campionato, ha l'obiettivo del primo successo in trasferta al centro sportivo di Martorano contro la Savignanese. Dobbiamo continuare su questa strada, affrontare la Savignanese con l'umiltà che in questi ultimi periodi stiamo avendo, e quindi facendo così sono convinto che faremo buone cose. Ci sono tutti, abbiamo recuperato giocatori importanti, Banegas sta discretamente bene, quindi sono contento. Adesso domani dobbiamo metterci tutti a disposizione per riportare un risultato importante.